un'altra cosa che tu invece affronti interessante proprio come jazzman è quando dici che, visto che nel jazz c'è sempre questa cosa del purismo, i puristi, questo è jazz, questo non è jazz, questo che tipo di jazz, invece tu dici che il purismo non ha niente a che fare con il jazz, cioè? Per me no. Certo, sentita da te sa un po' di verità assoluta e il libro per l'appunto voleva andare contro le verità assolute, però ci si casca sempre. Il purismo, il puro, la musica pura, già non esiste ovviamente, ma il jazz puro è ancora peggio, perché il jazz è una musica meticcia, è nata da un incontro di culture diverse, si è sempre sporcata le mani perché sciacquando i panni in Arno nel frattempo si è beccata il gambero killer, per cui è cambiata, non vuol dire che il jazz non va in una direzione di purezza, va in una direzione casomai di cannibalismo, tenta sempre di mangiare le altre musiche per acquisire informazioni e rimasticarle e riprodurre qualcos'altro, e tenta di improvvisare sopra strutture preesistenti, tenta di usare gli strumenti del rock, le sonorità della musica leggera o le armonie della musica sinfonica per poi invece improvvisare e fare qualcos'altro, per cui insomma è la purezza in un incontro fra razze e culture è proprio l'ultima cosa che uno dovrebbe aspettarsi. È per questo che il jazz va così d'accordo con la musica brasiliana, perché sono tutte e due delle musiche che si contaminano, no? Sai? Sì, sì. Quindi sono musiche che vanno mangiando tutto il resto e che però hanno sempre una forte personalità, perché il jazz ha un'idea di fondo, non è un grandissimo calderone, ma ha un'idea di fondo che è quella dell'improvvisazione, che è una grandissima libertà, ma è anche un esercizio quotidiano, perché vuol dire cercare dallo stesso brano, suonato 20 volte in 20 serie diverse, di estrarre sempre qualcosa di diverso, perché in realtà il brano ha infinite possibilità, ma soprattutto sei tu, musicista, che hai infinite possibilità di fronte a quel brano.